Cristina Aguilera con Beautiful 2002, sta canzone. Ne sono sì, passate. Eh. Non mi ci fare pensare. 22 anni siamo uguali comunque noi io sono rimasto uguale anche io così uguale, uguale uguale avevo già la barba quindi non c'è problema anche io pensa <ride> però me la sono fatta <ride> negli ultimi dieci anni beh sì, non è più di tendenza come dire no? <ride> e invece eh, gli hanno fatto una copertina per niente eh, non lo so anzi non dico niente lascio dire a te ah eh, beh Silvia. allora vai bene Infatti, guarda no, lascio dire allora, a te che cosa l'espresso okay. ha fatto uscire proprio oggi casualmente mh? questa copertina con Chiara Ferragni truccata da Joker mh, sì il pagliaccio, mettiamola così, eh, con un titolo mh, che descrive, introduce la, quello che le sta succedendo dal 15 dicembre a questa parte. Eh, ha già annunciato azioni legali tramite il suo team di avvocati, lei in questo momento è a Manhattan per lavoro, perché comunque ancora lavora. Okay. È Già questa una notizia. è già questa una notizia. È stata a casa, diciamo, per poco, mettiamola così. Eh, Fedez, eh, suo marito, per chi non lo sapesse, ehm, ha reagito con le stories di Instagram. Ehm, ci sono dei punti interessanti: nel senso che lui dice, innanzitutto, che in copertina ci dovrebbe finire anche il proprietario dell'espresso, che non è uno proprio pulitissimo, chiarissimo, poi andate a vedervi le stories che io non voglio responsabilità Fabio. No, è vero, è vero, hai eh? cioè, risposto proprio dicendo ah, perfetto, ma il vostro di pagliaccio non, non esatto. ne parlate. Cioè, non, bene bene. non ha tutti i torti Fabio, cosa dici? Ma no, no, come dicevi mm. tu poi, è interessante, non solo il titolo e la foto, che appunto è Ferragni sì. S.P.A., il lato scuro ecco, di Chiara sì. ma il sottotesto, diciamo come sottotitolo, che mm. dice una rete ingarbugliata di società che mi venga a dire chiunque faccia finanza cosa altro che così fare? cioè <ride> sì. non lo farò mai ma è così sì, una, sì. una girandola di quote azionarie vabbè cioè fin qui sono, uno credo. dice: Sì, sì, tra mm. partner, partner ingombranti vorrei vedere chi ha società così grossa, non avere partner ingombranti. Manager indagati, vorrei andare a vedere anche quello dove non ci sono. <ride> sì, beh, adesso un attimo, però eh, okay. <ride> un po vucco, non vabbè. tutti, però, no, sono così messi male. <ride> soprattutto dipendenti pagati poco, quello però c'è. Ovunque non, <ride> non me <ride> lo aspettavo dalla nostra chi Chiara. Chiara, comunque, lei non ha postato nulla se non appunto il suo arrivo in questa lussuosa casa, chiamiamola così, di Manhattan, vedremo i suoi Cosa faranno impegnati in questo periodo? Perché comunque sappiamo che ci sono di mezzo da metà dicembre altre due sue società per il Pandoro Gate. Si sono poi aggiunti, eh, aggiunte le uova di Pasqua, la bambola Trudi e l'hanno abbandonata Coca Cola, Safilo, Pigna, insomma scossoni mh? per Chiara Ferragni che stanno continuando secondo te Silvia come ne uscirà però? io, io posso dire la mia secondo me sì. usciranno comunque bene questi due mm. anzi secondo me ne usciranno più saldi di prima loro due sono in crisi come coppia momento. dici sì. però sì, sì. Mm. più saldi e come immagine? come immagine boh si sposteranno da qualche altra parte a Manhattan secondo me manco se ne accorgono questa roba qua no, certo lei non è più così famosa negli Stati Uniti da quando è tornata eh. è arrivata in Italia qua non era famosa eh no, è infatti, Fedez infatti, no? infatti. che l'ha resa così famosa Um, di certo comunque l'immagine da ripulire, da ricostruire è una cosa ardua perché non è successa proprio una cosetta. Ecco, c'erano di mezzo ba bambini malati, eh, lo sappiamo. Sì, sì, sì. E lei ha detto che separerà le operazioni commerciali da quelle di beneficenza. D'ora in poi, come dice il mio influencer preferito, eh, Pinna, se stai facendo beneficenza il conto ti si deve abbassare, punto e basta. E allora con questo invece andiamo a vedere come va la situazione del traffico, invece su Milano ritorniamo qui nelle nostre misere vite nel traffico <ride> mia, cittadino vabbè, con tutto quello che ne consegue e chissà che arriverete <ride> al lavoro, chissà, luce verde Loredana Berte con pazza alle 7:20 qui su Cristal Radio 331 78 555 Grazie mille ad Alberto che ci ha scritto un buongiorno e un saluto a tutte le donne in ascolto. Ci uniamo al Grazie. saluto di Alberto, e questo anche per te Silvia. Buongiorno. Un buon venerdì e un buon weekend allo zio Fabio e a tutti i Cristallini in ascolto. Buongiorno anche a voi. Quando mai ho detto zio Fabio due settimane fa? Basta. Ba da, quel da quel giorno basta. Sì, sì. Ma sono contento, e sono il vostro, sono lo zio di sì, tutti. Mi sei rassicurante, no, rassicurante è vero. Perfetto, va bene. Come l'orso yogi, va bene. hai uh, detto due sì, 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 no, lo dico da sempre. Torniamo sul discorso, sì. Silvia, però della copertina da Del Ferragni. Espresso, perché, sì. allora, prima di tutto, tra parentesi, abbiamo visto anche che non è una ideona geniale no. dell'Espresso, no. co copiata dal New York, che aveva fatto una copertina eh, qualche anno fa su Bernie Madoff praticamente mm -hmm. allestita nella stessa maniera, con una faccione di Madoff, che. dipinto e eh, truccato dal, eh, com come il Joker. All'epoca il titolo era Bernie Madoff Monster, quindi pensa, c'è sempre chi riesce ad andare più giù pesante. Più di... giù, <ride> e noi non lo sapevamo. <ride> infatti, quindi... no, 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 infatti. E, ehm, invece, comunque, quello che ha lasciato un po' sconvolti tutti mm -hmm. è il fatto anche di averla fatta uscire in questa giornata e sì. in questa modalità. Insomma, sì. da donna credo che tu ti senti un attimino tirata in causa. Sì, come mi sento in causa tirata tutti i giorni, praticamente. Ok, è un'opinione personale, ma potete sentirne tante di donne che la pensano così. Um, e tiro in causa anche gli uomini, perché anche molti uomini stanno ragionando su quello che sta, che sta uh, succedendo ultimamente. Quindi sì, tirata in causa, però fosse solo una copertina il problema mm -hmm. purtroppo eh, ce ne sono di eh, molti più grossi Chiara Ferragni è sì un personaggio pubblico quindi ha anche magari le spalle larghe rispetto ad altre persone però insomma è sempre un essere umano ma ci sono situazioni delle quali non si parla situazioni sommerse e eh, caro Fabio volevo dirti che appunto ho avuto modo di parlare con la dottoressa Filomena Rossiello che si occupa dello sportello della casa delle donne di Milano e qui veramente i problemi Problemi sono seri, non sono problemi che si possono risolvere con qualche story su Instagram, non sono problemi che fra 24 ore andranno via, o con la prossima copertina uh, dell'Espresso, sono problemi che permangono, che rovinano vite, rovinano vite anche di minori. E la dottoressa, che è anche l'ex co presidente, appunto della da Casa case. delle Donne in via Marsala, che uh -huh. fa dieci anni quest'anno. Ah, auguri. allora, Do doppio che facciano ovviamente giustamente il compleanno proprio l'8 marzo. Sì, era o oh, ieri. adesso Adesso okay. non ricordo, comunque è nata proprio la casa delle donne. Pensa dieci anni fa era il primo sportello, la prima piccola struttura rispetto a come oggi alla quale a Milano si potevano rivolgere sì. le donne. Primo è unico all'epoca, no? L'unico Al, infatti... almeno ufficialmente, sì, 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 diciamo così Per fortuna ce ne sono di più sì. eh, per sfortuna ce ne sono più bisogno però Assolutamente, mi diceva la, la dottoressa che mh, dobbiamo anche toglierci dalla testa la questione, il fatto che si possa pensare che sono solo magari le persone, le donne straniere ah, le sì. donne con un, una cultura diciamo medio-bassa o in povertà che subiscono violenza Assolutamente no, la dottoressa ha pronunciato questa parola. La violenza sulle donne è trasversale. Qualsiasi conto in banca, qualsiasi religione, qualsiasi stipendio una donna abbia, purtroppo ci sono anche grandi manager, grandi professioniste, non te lo aspetteresti mai? e a casa purtroppo sono succubi invece. E perché questo nasce molto probabilmente, credo appunto un anche poi in quello che vi siete con la dottoressa, sì. nasca proprio da un retaggio culturale che rimane soprattutto sì. dentro a noi uomini e anche dentro a molte donne, per cui poi non, non ci si riesce a... Non si rendono conto, 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 le donne ecco. stesse pensano di meritarselo o che comunque non si possa migliorare. Beh, allora, buon 8 marzo ancora a tutte le donne e anche a questo punto allora auguri alla Casa delle Donne di Via Marsala di Milano. Andiamo avanti con la musica, Britain Spears, Baby, One More Time, ballate un po' dai. Mm -hmm. Fiorella, la Mannoia con Mariposa. Non so se vi siete d'accordo. È solo musica femminile quest'oggi. Comunque oggi ve lo volevo dire per i più distratti. Uh, andiamo adesso, Silvia, sì. che è qui con me, Silvia Gatti, qui buongiorno con me. Ancora. ancora buongiorno anche a te Silvia. Um, andiamo a leggere un po' di notizie dal yes. giornale uh, milanesi. Mm -hmm. Il Corriere della Sera Milano intitola Milano, Università Statale occupata ieri sera. 50 studenti restano nelle aule dopo l'assemblea per preparare i cortei dell'8 marzo. In in realtà è divertente. Perché la stessa notizia c'è anche con la stessa foto su Repubblica Milano mm. e ti leggo il titolo da Milano. Sì. Milano gli studenti occupano, occupano l'università statale per l'8 marzo. quindi okay. uguale Si no? sono telefonati. Perfetto. Aspetta, <ride> in 200 rimasti nelle aule. Ah, aspetta: <ride> decidetevi, però. o sono 50: sono 200. Come quando dici la questura, dice eh che. Sì, erano capito, ma in e questo caso cioè, <ride> non era difficile, di vale a contare, non era proprio complicatissimo. <ride> vabbè. Comunque vabbè, eh, Mistero, perché, perché occupano, so. occupano, occupano appunto per prepararsi sì. ai cortei di quest'oggi. Io che c'è oggi pomeriggio, uh -huh. mi ricordo che parte da se non sbaglio Piazza Duca d'Aosta e arriva in centro. Dopo, comunque, magari vi do tutte le indicazioni. certo eh, occupazioni. Hai fatto occupazione tu? Eh sì, ho fatto occupazione all'istituto Pierpaolo Pasolini, istituto tecnico a zona Lambrate ah. e mi sono divertita. Posso dirlo come lo direbbe Mara Venier? Sì. Eh? <ride> me so sono divertita. Tanto. <ride> sì, sì. Eh? sì. Eh, però abbiamo fatto anche degli incontri mh, così un po' culturali. Diciamo così, più che altro era cazzeggio. Mi dispiace, ma dirlo, vorrei, ma... vorrei sapere i, i Gli incontri incontri culturali. Culturali su cosa contributori... Allora, c'erano delle piante da fumare innanzitutto. Okay, non da, da innaffiare. Eh, no. C'era qualche professore comunque seduto con noi, okay, nessuna sì. azione violenta, era eh. 98-99, okay. tempi diversi, niente social. A proposito di occupazioni, sempre da qui da Sera Milano sì. invece vanno avanti le polemiche sull'occupazione delle Cioparini, eh, cosa sì. è successo, non so se il hai preside. visto appunto il sì, presto, sì, l'ombrellata, sì, sì. poi dopo anche il fatto sì. di aver dato dei fascisti... No. Ai, okay. ai ragazzi mm, si è un po' ridimensionata già la cosa però per fortuna sia per quanto riguarda il dare dei fascisti sia per quanto riguarda l'ombrellata infatti so. cosa sì. dicono gli studenti eh, gli studenti sono usciti con un comunicato congiunto dicendo mm. che non è stato un atto di forza di pochi mm -hmm, avevamo anche mm -hmm. supporto della maggioranza eh, e poi comunque sappiamo che sulla questione si è espressa anche il sindaco dicendo che insomma non si deve dare dei fascisti ai ragazzi il certo. preside comunque ha vegliato sulla cosa tutto il la cosa interessante è che finita l'occupazione la scuola è stata ridata indietro, pulita e tutta a posto. Questo Beh, è buono, se... però. Ah, no, non ti credere! Lo davo per il minimo sindacale. E eh, invece, vabbè, è andata bene, mettiamola vabbè. così. E chissà se avevano anche loro le vostre, il vostro laboratorio di giardinaggio. Secondo me Come sì. lo chiamavate, laboratorio di giardinaggio? No, non posso dirlo. Ah, okay, no, va bene. No, mi, mi piace che hai detto quella bene, poi c'erano anche i professori, spero non nel vostro laboratorio. Eh, no, no, ah, no, okay. in altri momenti, assolutamente, ma uh, si sa. Okay. Sapevano comunque. Appunto, oggi ci sì. sarà il corteo. Del uh, corteo dell'8 marzo sì. a Milano, parte appunto pomeriggio. Piazza Duca d'Aosta È detto, Osta, ok, sì. stazione centrale, yes, mm -hmm. uh, parte da lì. Uh, in realtà, vabbè, sì, con via Vitruvio sì, parte, partirà da lì. Ah, no, sì. sbatto l'orario. 18.30. Pensate, ah, più, più sul tavolo 18.30. Okay. Sì, okay, sto leggendo adesso da Milano Today. Tutte le sì. varie cose, sì. in realtà, però, ci sarà anche. No, ecco, ecco perché no, ci sono due. Eh, manifestazione: certo, di ecco perché, sì. eh, perché ci sarà eh, sia allora, in largo 11 settembre okay. eh, che dove c'è l'ambasciata americana, più o meno se non ricordo male, eh, ci sarà una manifestazione questa mattina, e poi, invece, nel pomeriggio ci sarà la manifestazione invece nella Porta Venezia, ok, Eh, Elodie, affari spenti 7.39 minuti, Cristal Radio Good morning Milano, qui con Silvia Gatti adesso abbiamo la lista della spesa Silvia vabbè, eh, fare... vabbè, Beh, sono così. proprio contento perché insomma eh, sono tantissime i, le iniziative, le iniziative sì, gli tutti eventi... gli orari, tutte le zone più o meno molte zone sì. e allora iniziamo alle 8.30 questa sì. mattina, eh, ci sarà un presidio dopo, un punto davanti eh, in largo scusate 11 settembre, mm -hmm. poi si continua invece alle 9 con un altro presidio in via Carducci. Mm -hmm. Per poi arrivare invece al grande corteo delle 9.30 in eh, Cairoli, giusto che è quello diciamo più. quello ufficiale della mattina. Più, sì, esatto. Um, diciamo che sono tutti autorizzati, tutti previsti. Trovate le, le liste, insomma, su internet. A seconda della vostra disponibilità potete partecipare. Sostanzialmente, cosa si vuole però sottolineare? Um, il governo, lo Stato, sta agendo in modo punitivo contro la violenza delle donne, sulle donne Cosa però si vuole sottolineare appunto? Che bisognerebbe invece agire sì in modo punitivo ma anche andare a scardinare quello che c'è alla base della violenza verso le donne. Nel senso puoi punire qualcuno, puoi metterlo in carcere, puoi fargli una diffida, poi escono, poi ritornano. Quindi giustamente ci si vuole far sentire specialmente l'8 marzo, ok, va bene tutti i giorni, ma perché bisogna andare ad agire su questa cosina qua che non tutti vogliono sentire. Patriarcato non è un hashtag, non è una moda. Esiste, dicevamo prima, non solo nella testa degli uomini ma anche nelle donne. Questi nella testa di molte donne succubi. Questo si vuole fare anche in corteo, non è che si cammina e basta. Sono forti le masse di persone, ok? Quindi sono importanti. Le persone hanno il diritto di scendere in piazza per qualsiasi motivo, è un diritto del cittadino, mm? ok? Senza rischiare nulla, ecco, in teoria. Ogni riferimento mm. a Pisa è completamente L'hai detto tu, Comunque, <ride> che sei il direttore poi, 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 allora ci sono anche due flash mob, sì. eh, questa mattina alle ore 11, uno in Corso di Porta Ticinese e uno in Largo Marina d'Italia, entrambi appunto eh, per contrastare la violenza sulle donne, così mi dice, in realtà sì. sto leggendo da Infomobilità vabbè, però è importante trovare, ma trovare beh, le notizie. Ma magari qualcosa cambia anche durante la giornata, può essere, però questi diciamo sono i punti principali da Seguire le piazze principali, gli avvenimenti principali riguardo alla giornata internazionale della donna. Eh, era stata fatta anche una manifestazione importante il 25 novembre, proprio perché non è che si aspetta solo l'8 marzo. E se volete un pochino curiosare sul Google, come dicono gli anziani, googolare, come dicono i giovani, ehm, la festa internazionale della donna in realtà non sarebbe l'8 marzo, no. lo è diventata qualche decennio fa. però c'è tutta, tutta una Fate, storia sì, dietro sì, sì, sì. che Fate magari. Sì, è interessante. interessante anche capire il perché e il per come eh, ce n'è a tutti gli orari, dicevo sì. anche al pomeriggio 14.30. Invece in piazza sì. Fontana si inaugura una panchina rossa come simbolo di rifiuto appunto alla violenza contro sì. le speriamo non venga vandalizzata. Io sono in quartiere Rubattino Lambrate a Milano e hanno più volte vandalizzato delle panchine dedicate e alle donne, quindi scarpette rosse dipinte appunto di rosso. Queste panchine e anche dedicate alla pace. Per fortuna sono state prontamente ripristinate e, e aggiustate. A volte sembra che ci siano persone che remino contro loro stesse perché sono iniziative che non servono ad esempio in questo caso solo alle donne, servono a tutti. E a proposito Fabio, non so se hai sentito, dopo il tristissimo e gravissimo evento della morte di Giulia Cecchettin si sono creati dei gruppi ufficiali di uomini che vogliono parlare di patriarcato di uomini che vogliono capire che cosa succede quando magari spontaneamente fanno cat calling, di uomini che vogliono correggere come parlano perché finora magari in 40, 50, 60, 30 anni di vita non ci hanno mai pensato quindi anche gli uomini fanno parte della rivoluzione ok? Sì, devo dire che dopo quello che è successo appunto a a Cecchettin noi uomini ci siamo noi maschietti in questo caso dico sì. perché a volte uomini è un po' troppo anche. sono d'accordo eh, ci siamo fatti tante Bravo. tante domande e sono contento che alcuni appunto chiedano di essere... Sì. non dico, in un certo senso, educati, nel senso certo di, di, di capire, guidati. Cioè, fammi notare, non, per me era un complimento fischiarti per strada, solo adesso ho capito che ti metto a disagio, che ti faccio magari cambiare vestito il giorno dopo, che ti faccio cambiare strada, perché è vero che non tutti gli uomini sono uguali, assolutamente, non è che si voglia colpevolizzare tutta la categoria maschile, però bisogna eh, pensarci un attimino, anche tante donne. Sono contro le donne. Attenzione, non è una colpevolizzazione eh, solo dell'uomo. Anche molte donne sono pregne loro stesse di patriarcato e vanno contro le altre donne con frasi del tipo se l'è cercata, ah, beh, se, sì, stesse, sì, sì, sì. se eh, fosse rimasta a casa, eccetera, eccetera, Fabio. Cose che conosciamo. Ci sono anche alt altri appuntamenti, ve li diciamo sì. fra poco perché andiamo ancora un po' di musica. Prima, sì. non prima, di leggere un WhatsApp che è arrivato che dice sì. un saluto particolare alla briosa conduttrice che ti accompagna in onda Chi è? questa mattina. Ah, beh, io! Ragazzi, sì, sì, tu. <ride> Eri tu, eri tu. E, no, e non ho Ciao. visto che ti scrivi il Whatsapp da sole. quindi è mia mamma. Quindi, ah, no, sì. no, no, non credo. No, no, e, no. ho visto Grazie. appunto che non lo sei scritta da sola. Quindi, no, no. i nostri ascoltatori <ride> tutti molto attenti: Grazie anche mille. a chi viene qui tutte le mattine. A Good Morning Milano. E quindi andiamo avanti con la musica. Un'altra donna lei è Emma Louise, chi è? Ma la sentite. Emma Louise, my head is a jungle, uh, come la tua head, is, is a jungle? Eh, sì, è proprio così, sì. specialmente stamattina, <ride> insomma, è un, po', è un po' il mio ballo delle debuttanti questa mattina <ride> alla mia età, dai, su... <ride> E allora eh, anche io anche gli auguri a tutte le donne. Da, da Nello da Anello che ci scrive, appunto Ciao al Nello. 331 7853 555. Ma andiamo avanti perché ci sono altri appuntamenti che sì. prima di chiudere vogliamo darvi perché sono tanti appunto oggi. Anzi, alle 15:30, c'è sì. quel giardino in via Broletto, quello che tutti chiamiamo il giardino di Armani, perché c'è certo. sopra. Ecco, finalmente vedo intitolato qualcuno il, il suo a nome. Chi? A Carla Lanzi, okay. sì, Carla Lanzi scusa, che sì. è stato un attivista, appunto. Sì. Eh, grande attivista. Oh. Molto è storica bene. per i diritti delle donne, sì. e quindi proprio nella giornata di oggi l'assessorato alla cultura farà alle 15.30, appunto, questa manifestazione. Questo, mh, svelano la targa e quindi Ottimo. danno questo, finalmente un nome a questo giardino. E poi si arriva alle 18.30. Sì. grande corteo. Da Piazza Duca d'Aosta fino a Piazza Fontana, che è proprio quello diciamo, che tutti si aspettano. Esatto, quello principale. Ma tu sei d'accordo con la mimosa in generale? La regali, ah, non la regali? Allora, io l'ho sempre regalata. Poi, adesso mi me sono messo in casa una che si incazza, se gli regala la mimosa. Niente, quindi, allora, cioè io Niente. alzo le mani. Dopodiché, <ride> però, posso dire. Puzza, Pu ecco, lo ma sapevo. Detto... Un altro fiore. Cioè... allora, prendi la torta mimosa, ah, okay, che sì, eh, sì, sai, sì, un dolcino. Sì. Magari va botti... sì. c'è anche il mimoso. Il, Mimola, il che mimosa si... eh, bravissimo. Beh, Fabio, ma sei avanti, eh, ti molto vedo... anni '80. Questa... <ride> è, beh, è vero, mimosa, a me piacciono me. le robe. <ride> anni '80, quindi <ride> voglio dire. Allora, però diciamo sì. che non è cioè, l'8 marzo eh, adesso non me ne vogliano gli, gli, gli amici che vanno in oratorio <ride> a messa così. ma è come cioè, allora, anche, cioè, Gesù non è nato il 25 aprile no? abbiamo deciso che di trattare sì. quella roba lì e anche l'8 marzo non è proprio il giorno giusto dovrebbe essere hai ragionissima essere, no? okay. infatti ah, l'hai fatta, fatta grossa ma tu sei il direttore quindi <ride> ti farlo? prendi le tue responsabilità ah, sì, 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 sì. si dice che ci eh, fosse stato un incendio l'8 marzo 1908 non è così non è mai esistito pare Invece purtroppo ci fu un incendio il 25 marzo del 1911 nella ditta New Yorkese Triangle dove morirono purtroppo 23 operaie e 123 operaie. Si pensa appunto che eh, provenga da lì l'origine eh, eh, del giorno della festa okay. delle donne che però il 20, era il 25 marzo. Okay. Dipende dai paesi ah. perché è stata istituita eh, ufficialmente nel 1911 ed era il 18 marzo, dopodiché però gli Stati Uniti facevano una cosa, l'Europa ne faceva un'altra, quindi prendiamo per buono l'8 marzo perché è la giornata internazionale, però se si va appunto all'origine troviamo più date e soprattutto um, più cause ah, okay, okay. per questa istituzione. Vero è però che dopo uh, questo incendio alla Triangle si moltiplicarono e si rafforzarono ehm, i movimenti per l'emancipazione e l'indipendenza della donna. Quindi, se questo, eh, da questo incendio non si stabilì proprio la giornata esatta, sicuramente si vide un incremento appunto dei cortei, delle attiviste e delle azioni. Beh, Te la ricordi? La coscienza femminista, Assolutamente sì. Possiamo usarlo in maniera Ti ricordi buona? le suffragette sì, Mary, sì, Poppins. Sì, Mary Poppins, l'attrice la, è morta da poco, fra l'altro? Stavo pensando proprio non a Mary. quella scena lì. Sì, la suffragette. La, la signora di alta borghesia vestita tutta elegante di bianco che andava a manifestare allora, la nostra generazione <ride> ha saputo cos'erano le suffragette solo grazie a Mary Poppins <ride> ho detto suffragette l'avresti mai detto. no <ride> ecco, no però adoro. effettivamente è così cioè, se non c'era Mary Poppins non avevo mai scoperto quella pagina di purtroppo storia purtroppo no e, vedi, 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 cosa serve Walt Disney? Che, e cosa serviamo noi anche comunque? <ride> sì, A sì, proposito sì. di Walt Disney, grandi rivoluzioni sui personaggi, alcuni dei personaggi femminili, tu mi insegni, sì. eh, insomma Biancaneve è diventata mulatta, eh, non, si può più, eh, non si possono più usare certe parole all'interno dei doppiaggi, vanno sostituite, la Ma Mary Poppins stessa è stata dichiarata non guardabile dai minori di 14 anni se non accompagnati. Vabbè. Sì, quindi adesso sto un po' aprendo il discorso, però per, per, per dire: comunque, la figura femminile della Walt Disney è sempre stata quella della donna succube che poi viene salvata ed elevata dal maschio. Sì. E invece eh, adesso si stanno proponendo delle nuove situazioni, ma i conservatori dicono: state esagerando. Tu cosa ne pensi? Allora, io non sarò mai conservatore, però credo che forse si stia un po' esagerando, ma credo più che altro che si stia esagerando nell'importare certe battaglie qui da noi, dove culturalmente non siamo legati a certe cose. Quindi, mm. eh, dico sempre, ad esempio, eh, il tema del razzismo, un tema complicatissimo, perché negli Stati Uniti, sì, molto probabilmente la, la mia mamma, se certo. fosse negli Stati Uniti, la mia mamma sì, avrebbe, sì. avrebbe nella sua vita conosciuto uno schiavo, molto probabilmente, sì. o un talziano, ma sì, l avrebbe, l avrebbe... sarebbe riuscito sì. a conoscerlo. Sì. Quindi capite che è una cosa veramente molto legata alla loro cultura. Noi qui abbiamo tantissimo razzismo, anche noi, sì. Ma legato a tutt'altri movimenti culturali e cose diverse. Quindi a me dispiace un po', ma anche quello dei pronomi, la, la battaglia sui pronomi che viene fatta negli Stati Uniti, è sì. una battaglia sacrosanta, mm -hmm. che però vedo difficilmente trasportabile da noi. E quindi, mm, ci arriveremo me... dopo come sì, al solito magari. Dopo, ma forse dovremmo fare certi tipi di battaglie più legate appunto alla nostra cultura quella ad esempio sì, col patriarcato è una battaglia che va invece e come no cioè. mi, mi piace però quando vedo le bambine di colore, le bambine nere in alcuni video che girano su Instagram e TikTok, vedere le loro principesse preferite o le loro bambole preferite con la pelle del loro colore sono molto contente fino alle lacrime di gioia beh Sì, sì sicuramente, infatti, ma infatti come dicevo appunto sono battaglie che dobbiamo cercare di portarci tutti insieme in giro. Eh, senti, io devo musica? salutarti, no, sì, ci musica, salutiamo. No, ci salutiamo. Okay, sì, ci salutiamo, attenzione, attenzione, ok, ci salutiamo, è successo di tutto. No, ci <ride> salutiamo, <vero>. ci salutiamo. <ride> grazie, grazie, eh, buon venerdì. Io ti ringrazio davvero, spero di risentirti ci presto Ci sentiremo sempre dice, di venerdì. Sempre qui sui nostri canali, come sempre in questo caso. E uh, grazie. Buona festa. Sì, sì, grazie mille, grazie della compagnia grazie e buona festa anche a te. Ciao. Okay. Ciao, grazie. Noi torniamo fra pochissimo, eh. piccola pausa, giornale radio e poi siamo di nuovo qui. Ovviamente, un'altra donna, lei è Anna.